Beh, oggi appuntamento speciale del Monte Falco Spoleto Grand Tour, il viaggio che ci porta alla scoperta dei territori, delle cantine e dei vini di queste zone così importanti dell'Umbria. Appuntamento speciale perché sto andando a trovare la cantina Lungarotti. Avete capito bene, non vado a Torgiano, ma vado a Turrita, nel comune di Montefalco, dove mi aspetta Chiara Lungarotti, con la quale parleremo del progetto legato a questo territorio. Ciao Antonio! Chiara, ciao! Che bello! Per una volta non a Torgiano. Ma a Montefalco! No, non mi avevi detto niente! Allora, raccontaci. Guarda, era il 1999, quando era ancora vivo mio padre, pochissimo prima che mancasse, che avevamo deciso di allargarci su Montefalco, perché l'Umbria è la nostra terra, è la terra che conosciamo da un punto di vista pedologico, climatico, è importantissimo per chi produce vino anche da un punto di vista umano. E così erano i tempi in cui tanti nostri amici andavano, investivano, chi in Puglia, chi in Sicilia, chi in Maremma, e noi abbiamo deciso di non muoverci dalla nostra terra, dalla nostra Umbria, e così abbiamo fatto il nostro primo passo fuori da Torgiano, qui a Montefalco. In località Turrita. In località Turrita. Devo dire che ci è voluto un po' per trovare un posto che veramente toccasse il cuore. Quando poi un giorno arrivammo qua, il cuore si è aperto. Il Sagrantino, qualcosa di nuovo per dei sangiovesisti come i Lungarotti? È una varietà fantastica, ma anche molto difficile. E quindi è una ricerca continua e costante dell'equilibrio. Tra l'altro col Sagrantino ci vuole tempo, perché per voi è stata una novità, oggi lo è molto di meno, ma in generale è una varietà che ha bisogno di tempo in vigna e anche in cantina. È proprio in cantina, ti chiedo di andare, perché adesso sono andiamo. Molto curioso. Dai, dire. Andiamo. Che bellezza! Bella, guarda, quando è stata progettata la cantina, è stata progettata proprio perché tutta la parte produttiva fosse sotterranea e qui a piano terra fosse una parte destinata all'accoglienza. L'enoturismo è una voce importantissima per tutte le aziende vitivinicole. Oggi si parla tanto di enoturismo, però quello che avete fatto voi è talmente moderno che è incredibile sia stato pensato in quegli anni. Diciamo che negli anni 70 le porte delle cantine di solito erano chiuse e aprirle era qualcosa di un po' inusuale. Per fortuna però oggi le porte della cantina sono aperte, e non solo di questo aspetto della cantina, ma anche della cantina vera e propria, dove il vino viene prodotto, dove riposa, dove matura, dove viene imbottigliato, quindi sarei curioso. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Per quanto riguarda il Sagrantino, già dalla Malolattica e poi a seguire fa circa un anno di legno e poi fa tutto il tempo previsto dal disciplinare, se non qualcosina in più, in bottiglia. Dopo il legno è importantissimo la bottiglia, l'importante è arrotondare gli angoli. Devo dire che sì, questa potenza c'è sempre, ma è un vino che ti stupisce con la sosta in bottiglia. Te lo dimentichi in cantina, tiri fuori magari una bottiglia di 6, 8, 10 anni e trovi un vino non solo come succede a molti altri vini, più complesso e più terziario, ma proprio con una bocca diversa, con una finezza. Con una finezza, ecco, un'eleganza. Quella potenza diventa anche eleganza. E c'ha questa evoluzione classica dei polifenoli che portano appunto ad avere dei tannini, a mostrare dei tannini molto più morbidi di quanto non siano. E questo è un all'inizio. Altro tema, tra l'altro, che insomma, la tua famiglia ha sempre ritenuto essenziale. Perché, diciamo che la bottiglia è qualcosa che fa parte. Ricordo dei vini che uscivano nel nostro anche DNA, e sia per quelli che sono tutti i nostri vini di Torgiano, soprattutto i più importanti, ma anche qui a Montefalco. La bottiglia è qualcosa che per noi è essenziale, soprattutto nel Sagrantino. Guarda, è essenziale anche per me, tant'è che andiamo a assaggiarlo? Vai. Ho voglia di bottiglia, però oggi la stappiamo, quindi certo, diciamo che la stappiamo. La sua corsa finisce qui, però per una buona causa. Era una buona ottima causa. Ottima, direi.
questo è il Monte Falco Rosso, lo mettiamo in un bicchiere un po' più stretto, mentre per il Sagrantino chiaramente, sì, dobbiamo farlo aprire bene e dargli tutto lo spazio per far esplodere questi profumi inebrianti che l'uva ha. Incredibili. Allora, Monte Falco Rosso non è un piccolo Sagrantino come per molte altre denominazioni, ma è un altro vino di Monte Falco importante. È un vino che vede la sua base amperografica nel Sangiovese. Noi siamo intorno al 65% di Sangiovese e un 20% di Merlot come vitigno complementare e il resto è Sagrantino. Sagrantino. Qui a Montefalco abbiamo tutte botti intorno dai 20 ai 30 ettolitri. Era stata una scelta iniziale che stiamo continuando. E negli anni futuri vorrei implementare la botte grande sul Sagrantino, anche sul Sagrantino che attualmente è prevalentemente in barrique. Devo dire che me l'aspettavo questo percorso che fa il vino, perché è un vino comunque a briglie sciolte, si sente tanto il Sangiovese, si sente chiaramente anche una componente che dà materia, che dà struttura, che dà calore, che dà rotondità, però insomma il Sangiovese anche nel colore, nei profumi sgargianti, in questa terrosità, nelle note di ruggine, devo dire che si fa sentire anche per questa brillantezza in bocca. Infatti per me Montefalco Rosso è uno straordinario player di questo territorio, non è una seconda scelta, è un'altra scelta che tra l'altro può giocare a tavola un ruolo importantissimo. Totalmente diverso, anche perché è molto più, diciamo, più versatile del Sagrantino in quelli che sono i suoi abbinamenti. Sagrantino che ovviamente qui esplode, come dicevamo, i suoi profumi, è davvero inebriante con queste sensazioni di rovo, di macchia mediterranea, di spezie, il legno ovviamente gioca una sua partita dando la speziatura, come dicevo, ma anche un tono tostato, di liquirizia, di leggera bacca di caffè e poi una bocca potente. Insomma, Sagrantino, vino della festa, il nome ci riporta anche ai primi frati francescani che probabilmente furono i primi allevatori coltivatori del Sagrantino qui a Montefalco e ha un consumo straordinariamente simbolico per questo territorio, perché il Sagrantino, prima dolce, poi secco, oggi entrambi, ha un ruolo davvero totemico, no? Quasi sì. per questa zona. Sì, è un prodotto che, come in pochissimi altri territori d'Italia, d'Europa, rappresenta in pieno il proprio territorio. Beh, allora guarda, viva questi vini magnifici che provengono da uve che veramente affondano le radici in tutti i sensi, nella terra ma nella storia di questo territorio, e visto che siamo con te, che hai fatto insieme alla tua famiglia delle scelte così umbre, anche viva l'Umbria, no? All'Umbria! Viva!